Vincitore è Libero di Rienzo per il film Santa Maradona. David, buonasera. Buonasera. 2002. Beh, scusate, passo avanti così posso dare anche il microfono. Allora, Mr. Moore. Mi dicono che è meglio di dare che ricevere. Non credo. Bravo. Ma in questo caso sì. Complimenti. Allora, complimenti anche da Anna. La statuetta da un grande mito del cinema. Eccoci, una doppiamente carriera, contento. Davvero, è dedicato a chi questo? Io so che questa è una serata di festa e non voglio rovinarla a nessuno. Il problema è che io non mi sento molto di festeggiare in questo momento, perché sul mio cuore, come credo su quello di ognuno di voi, pesa il sangue, il troppo sangue che sta sgorgando in questo momento in Palestina. Io vorrei dedicare... Io sento di dover dedicare questo premio agli uomini e alle donne della Croce Rossa Internazionale e della Mezzaluna Rossa Palestinese, che in questi giorni stanno svolgendo un lavoro fondamentale mettendo a repentaglio la propria vita. E lancio un appello, per quello che può valere la mia umile voce, affinché tutti abbassino la testa di fronte alla Croce Rossa Internazionale e permettano a questi uomini e a queste donne di svolgere il loro lavoro. È inaccettabile che le ambulanze vengano cannoneggiate, è inaccettabile che le ambulanze vengano sequestrate, è inaccettabile che i poveri non abbiano cibo e che i malati non abbiano medicina. Grazie. E tutti quanti noi ci uniamo al desiderio di pace, che non può che sgorgare dai cuori di tutti noi. No, grazie per averci dato l'occasione di fare anche una riflessione pure in una serata di festa, ma il cinema non serve solamente a divertirsi, serve anche molto spesso a raccontare temi difficili, situazioni scabrose e a svegliare le coscienze. Il cinema e musica riescono anche a fare questo al cuore degli uomini.